Amici di Città di Ariano, buongiorno. Questa mattina siamo in Villa Comunale così presto perché si parlerà di esercitazioni, calamità naturali e con tutte le associazioni di Ariano Irpino, fra cui AIOS, Panacea, ce ne sono anche altre di fuori di paese come Scampitella. Questa mattina questa simulazione sarà accompagnata dai ragazzi della scuola, dell'istituto Guido d'Urso. Quindi state con noi perché vedrete tutta la simulazione insieme a noi questa mattina da Città di Ariano. Abbiamo parlato di esercitazione, parliamo di calamità naturali, ne parliamo con un diretto responsabile, il dottor Pasqualino Molinario, intanto facente parte dell'associazione Panacea. Quanto è importante un evento del genere questa mattina ad Ariano Irpino?
Noi sappiamo benissimo che Ariano è inserito in una zona sismica, quindi da un momento all'altro potremmo purtroppo avere questi problemi. Dobbiamo organizzarci, fare prevenzione, e questa è un'esercitazione che fa proprio questo, mette insieme diverse associazioni di volontariato e protezione civile, coinvolge gli studenti e nella fattispecie oggi abbiamo simulato un terremoto presso la scuola, una scuola del Tricolle. Evacuazione, intervento sullo scenario della protezione civile con i falchi, i cani antincendio, e dopo siamo entrati in azione noi con ambulanze automediche. Quello che vedete alle spalle è una postazione medica avanzata, ovvero sia fornita di ogni strumento per assistere i primi feriti. Nella fattispecie erano anche dei dispersi e abbiamo trasportato qui feriti, codici rossi, gialli, verdi, di varie gravità. Fortunatamente diciamo, lo scenario è andato bene, cioè abbiamo coordinato bene l'attività. Io ho avuto l'onore di coordinare questa postazione medica avanzata. Non posso che non ringraziare l'AIOS, Protezione Civile di Ariano Irpino, Panacea, di cui mi onoro di far parte, di Ariano, Pubblica Assistenza Sunno e Scambitella, i Falchi di Avellino, i Boy Scout. Come vedete, insomma, la rete funziona. Se si mettono insieme tante associazioni, Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, si può fare tante cose positive per la popolazione. Ritengo basta troppi convegni, preferiamo fare queste cose pratiche, perché così si impara, impariamo noi, ripetiamo noi, e la popolazione impara come comportarsi in queste occasioni. Quindi diciamo, dottore, è importante ripetere questo tipo di eventi. Questi eventi bisogna ripeterli e diciamo cadenzare almeno 2-3 eventi all'anno, perché solo così. Oggi abbiamo provato cosa si fa in caso di terremoto. Vedo che ringrazio innanzitutto il liceo il linguistico, il professor Caloia con l'annessa ragioneria, 3-4 scuole coinvolte, 800 studenti. Ringrazio veramente diciamo, tutti gli attori di questa maxi esercitazione. Se noi continuiamo così saremo tutti più preparati, veramente, e i studenti molto educati. Oggi è stata una lezione all'aperto che non dimenticheranno facilmente.